intanto vi do appuntamento anch'io per domenica prossima. Ci sei anche tu domenica, ci vediamo lì allora, ci vediamo. E quindi, ci vediamo lì a domenica. E quindi se per caso siete in casa con degli amici, affacciatevi al balcone perché ci saranno i fuochi d'artificio. Mi sa. Comunque vada, mi sa che ci sarà. E sì, quello intanto sì. L'evento, scusa, lo mostriamo, il grande evento, eccetera, eccetera. E per chi ha tre stelle, vabbè, tutte vere, queste sono le nostre cose. 16 novembre, aspettate che tolgo però che il messaggio. Giorno è? Che giorno è? Un sabato pomeriggio di sosta campionato, un pomeriggio sabato di pausa campionato, il pomeriggio, come sempre, al 55 a Milano, e anche Franco viene a farci un saluto, quindi se volete stringergli la mano, fargli una foto, ascoltare il saluto che ci farà, insomma, sarà bello e ci sarà anche lui. Allora Franco, ne abbiamo parlato con Virginia che ha detto bene i tre punti e tutto il resto, e con Guido che ha detto bene i tre punti, ma 60 minuti un po' senza furore, diciamo, lo stringo detto male. Tu Franco, che dici questa Juve di Motta? Non ha ancora perso mai, prende pochissimi gol, ma non so. Allora, io sono molto divertito dai commenti e soprattutto dalle opinioni del mondo Juventus, perché secondo me dà l'idea diciamo di come continua a esserci Guelfi e Ghibellini anche nel mondo Juventus. Allora, io comincio col dire quali sono secondo me i motivi per i quali non è possibile ancora dare un giudizio, diciamo, tra virgolette, definitivo. Primo, specialmente nella partita con la Lazio c'erano troppe assenti. Secondo, sul Thiago Motta, e soprattutto ingigantito poi dall'enfasi con cui è stato accolto il mercato della Juventus, sono state riposte delle aspettative gigantesche, perché tutti sostenevano: allora arriva Thiago Motta e vedremo, ha il bel calcio, vincere tutte le partite, fare spettacolo, eccetera. Naturalmente poi la realtà è molto diversa. Per il momento possiamo e dobbiamo dire due cose fondamentali, e cioè, primo, il mercato che è stato salutato come particolarmente straordinario, capace di, oltre che di rifondare la squadra, anche di darle un assetto particolare, finora secondo me complessivamente non sta rendendo da 10, e quindi ho dei giudizi secondo me che devono essere riveduti al ribasso per Douglas Luiz. E poi aggiungo, anche nel caso di Yıldız, come diceva prima Guido, c'è su di lui una responsabilità e un'aspettativa eccessiva. Cioè, non si può pensare che a 19 anni faccia già il Del Piero maturo, ma così probabilmente su di lui c'è una attesa sproporzionata relativa al suo autentico valore. Poi andiamo alla realtà. La realtà è questa, che è una squadra dal punto di vista difensivo molto ben organizzata. Adesso vengo alla domanda di Marco: se non segna Vlahovic, chi segna? Mo te lo dico io com'è la situazione. Allora, è una squadra molto ben organizzata. Vedo in Kalulu l'utilizzo come faceva l'anno scorso con Calafiori, e quindi da questo punto di vista non mi preoccupa affatto il fatto che come dire, ci serve non mi meraviglia affatto il fatto che non prenda gol, perché la difesa, l'organizzazione difensiva è molto alta ed eccellente. Laddove manca, e qui il mio giudizio si sposa con la risposta da dare a Marco, là dove manca secondo me è nella tre quarti, e cioè
quando deve inventare qualcosa di buono e di utile per fare gol. Perché questa mi sembra la maggiore difficoltà della Juventus. Cioè, io dico, tutti dicono, ah, perché non c'è il secondo centravanti? Finché c'è Vlahovic, lascia perdere questo argomento. Piuttosto concentratevi sul fatto che a Vlahovic non è che arrivino rispetto a prima, quando c'era quel gioco che faceva schifo, il gioco scheletrico, obiettivamente poco. Ma Franco, scusami, scusa, ti interrompo, è proprio per questo, credo, cioè che quando noi oggi parliamo di Yıldız, e ripeto, nessuno sta giudicando da qui a fine carriera Yıldız, ci mancherebbe altro, però in 8 partite, proprio per quello che stai dicendo tu adesso, che Yıldız non sia entrato neanche un gol, se non sbaglio, al momento è una cosa che manca. Poi da qui a pensare che potesse essere il Del Piero maturo, è chiaro, da qui a giudicare in assoluto Yıldız, ci mancherebbe che no, però diciamo che, se in totale onestà, noi il 20 di agosto ci avessero detto che all'ottava giornata di campionato Yıldız avrebbe fatto il campionato che ha fatto oggi, avremmo detto che c'è qualcosa che non va, che poi magari è la posizione in campo, che poi magari non è, sì, per forza la colpa di può, cioè ci mancherebbe posizione... altro. Però noi su Yıldız abbiamo contato tanto, anche lato mercato, tantissimo. Su Yıldız la posizione può essere una spiegazione, perché nell'unica partita in cui ha giocato sotto punta mi è sembrato un po' più determinante, un po' più vivace, un po' più utile. Però è un dettaglio, perché poi il tema resta sempre l'utilità di questo ragazzo. E siccome trattasi di ragazzo, bisogna aspettarlo, bisogna aiutarlo. Però il problema di fondo, secondo me, è proprio questo. Allora, intanto, anche nella partita con la Lazio, tenuto conto delle assenze che c'erano, secondo me la cosa da mettere sotto osservazione è la lentezza della manovra offensiva. L'unica manovra offensiva fatta a velocità 1, 2, 3, quella in cui la Lazio rimane in 10 per il fallo di Romagnoli su Calulu. Il resto è stato molto palleggio da una parte e dall'altra, però senza, obiettivamente, le uniche cose buone sono state il cross per Douglas Luiz, che di testa ha mandato fuori, e la palla che ha scheggiato la traversa in aria di Vlahovic. Obiettivamente poco, molto poco. Quindi io dico che da questo punto di vista la Juventus sta pagando l'eccesso di entusiasmo determinato dal mercato, l'eccesso di aspettative determinate dall'arrivo di Thiago, il quale secondo me è stato accolto come se fosse arrivato Guardiola, dal punto di vista, diciamo, della bellezza e dello spettacolo del calcio. Io dico sinceramente che secondo me Thiago è un eccellente allenatore, ma non è Guardiola. Per cui sarà bene che tutto il mondo Juve, come si fa in borsa, riduca le aspettative. Spena clamorosa delusione da qui ai prossimi mesi. Ci prepara Franco. Io l'ho detto spesso, secondo me in questa battaglia fratricida assurda tra juventini, poi gli opinionisti, noi juventini, hanno tutto il diritto di esprimere le loro cose, c'è un po' il rischio, dice Franco, cioè che non è una cosa tesa a svalutare Motta, ma al contrario è tesa a dire, se ogni volta uno dice ora finalmente c'è Motta, e quindi ogni finalmente prima era brutto, e allora ogni volta poi che c'è o una piccola delusione o i 60 minuti che parla Guido, così c'è qua l'amarezza. Mentre io ricordavo prima nei dati, la Juve comunque arriviamo praticamente a novembre, sì, l'Inter c'è prima e quindi può essere il grande pericolo, arriva senza una sconfitta a fine ottobre, comunque una bella cosa importante, però è vero come dice Franco, e poi magari c'è quel clima quasi un po' non felice, perché ognuno parte dicendo ora ammazziamo tutti, calmati, diamo il tempo di crescere alla squadra. Massimo, io credo che dal momento in cui sei la Juve, io mi ricordo adesso che tutti gli anni, tanti giustamente,
perché dopo Pirlo, quando è arrivato Allegri, l'abbiamo pensato tutti, torna Allegri, torna il saper vincere, giusto, ti ricordi quell'anno lì? Il primo anno è andato a vuoto, il secondo ci rifaremo, quindi io credo che sia anche un po' giustamente nell'indola del tifoso della Juve avere grandi mire. Poi, come sempre, il bug sta nel paragonare, no, la stagione che stai vivendo con la stagione prima. Chi se ne frega della stagione l'anno scorso, nel senso, perché sennò diventa tutte le volte un non riuscire oggettivamente ad analizzare qualcosa, perché tu non hai idea di quante volte io, quando poi metto il video a fine partita mentre esco dallo stadio, c'è gente sotto che mi risponde: e allora tienti acciughina se non sono contento, e invece quando giochiamo bene, e invece quando sono contento, hai visto Guido senza acciughina? Cioè non c'è mai la... ma chi lo dici, Guido? Io lo sai. Poter parlare di questa però partita, guarda che Guido, questa è fine, Guido, questo è basta, cioè. l'effetto vizioso dell'uso dei social, che si riverbera nel calcio, ed è non solo una caratteristica della Juve, del mondo Juve, è ormai generalizzata. Sì, sì, ma lo vedo effettivamente, lo vedo, se ne lamenta Pino Vaccaro, per esempio, il nostro amico Pino, uguale pre-Mourinho, post-Mourinho, poi loro hanno avuto un'altra crepa in mezzo con De Rossi pre e dopo, però purtroppo, ecco, a me piace parlare della partita che ho visto, e quindi no, ma è inutile, Guido, io lo dico perché poi ci tengo, io dico che la Juve, proprio perché se vuoi si aspettative, proprio perché è una Juve ordinata che subisce poco, se si ha voglia di capire il fatto che quando io dico che i primi 60 minuti sono stati, per a mio modo di vedere, quelli giocati in casa meno bene, la gente si offende, ma non devi offenderti, giusto? Sì, soprattutto non c'entra nulla con l'anno scorso, io la penso. No, ma poi questo cosa vuol dire? Che la Juve evidentemente quest'anno in un modo o nell'altro ha giocato bene, quindi quelli con la Lazio per me si possono catalogare all'interno delle partite giocate in casa come quelli giocati meno bene, perché col Napoli tutto sommato hai tenuto la palla, giocavi 11 contro 11, onestamente hai rischiato poco e niente se non al 45esimo, con la Roma idem, col Cagliari è stata una partita strana, e quindi secondo me con la Lazio in 11 contro 10 senza riuscire per niente a fargli un tiro in porta è stata quella meno convincente. Però ma ogni volta non c'è mai la tranquillità nel poter esaminare una partita senza per forza fare storici, sei un puro a tutti i costi, cioè. sei un puro non funziona così, tanto che alcuni ci stanno dicendo siete inascoltabili, perché se uno dice vabbè, e alcuni dicono e oggi dove lavora Allegri, ragazzi, a noi non ce ne può fregare di meno, con tutto l'amore e rispetto, è un allenatore importante, però io c'ho Motta, voglio Motta, tra l'altro Slow Motion dice Tiago Motta, Franco ti faccio rispondere a questo, è il miglior allenatore che la Juve potesse prendere, mi spiace per Franco e per chi vuole ridimensionare quello che sta cercando di costruire la Juve. No, io non sto, ma ragazzi, però sei proprio moscio su, cioè, il problema non hai capito. Io devo difenderlo il mio abbonato, vai. No, ma non hai capito, io non sto ridimensionando, io sto dicendo che le aspettative sono esagerate, perché si pensava, eravate tutti convinti che ci sarebbe stato il circo, ci sarebbe stato il Luna Park a Torino, ma non è così, intanto perché Thiago è appena tornato, è appena arrivato, e quando un allenatore modifica tre quarti di squadra, il gioco, gli allenamenti, gli schemi tattici, l'organizzazione, il sistema di gioco, sono cambiamenti talmente importanti, talmente clamorosi, che non ci si può aspettare che tutto questo avvenga in poche settimane. E quindi, secondo me, bisogna dare il tempo a Thiago e alla Juventus di integrarsi perfettamente. Però, secondo me, nonostante tutto il tempo, le aspettative sono ancora sopra dimensionate.
Dai, ragazzi, tutto chiaro. Max, fai entrare, manda il link a Bonino. A Bonino deve fumare, per piacere, perché ha una cattedra. Tu devi sapere che ha una cattedra a Madrid. Ma che c'avete? Ma lasciate perdere i miei abbonati. Lascio salire che almeno Bonini ci illumina, non deve fumare. Bonini illuminato, non... ci illumina. Questa, Bonino, vieni, era... sali in live e insegnaci il calcio. La vita, ma calmatevi, io difendo il mio Bonini, non deve fumare. Che peraltro, frase leggendaria. Se ci insegna lui qualcosa, anche due dritte, frase leggendaria in camera di Platini. Ricordiamolo, quando gli disse, credo, Franco Costa, stai fumando, Platini. E lui disse: se ne frega, certo, per me deve correre Bonini. Comunque, è Bonini che non deve fumare. Vai. Massimo, c'è anche da dire che la Juve, perché qualcuno poi l'ha scritto, effettivamente, poi. Fa 7-8 tiri in porta, 6-7, quelli che sono, ma ragazzi, tenendo conto che alle regole Bonin credo possa avallare questa tesi che sto dicendo, poi mi dà l'ok nel caso, ma il palo e la traversa, ma cos'è questa cosa? Bonin, io adesso non posso, non parlo se non ho il timbro di qualità di Bonin, perché lui lo sa. E il palo e la traversa non sono considerati tiri in porta. Fai parte con Bonini, ma io invece coinvolgo il palo e la traversa non sono tiri in porta, quindi noi fino al 60. Vabbè, ho capito, dai, no, aspetta, capito, se prendo sette pali mi dici non hai mai tirato in porta. No, ho detto che gli ultimi 5 dei 6 tiri in porta sono stati fatti dopo il 60esimo, ragazzi. Io non ho parlato di una, però anche qua è roba da matti. Cioè, non sono qua a dire, oddio, che disastro la Juve, madonna, un disfattismo generale, chissà come faremo a venirne a capo dallo Stoccarda, perché così sembra nei commenti. Mi sono limitato a dire che i primi 60 minuti contro la Lazio, delle 5 partite che ho visto in casa allo stadio, sono stati quelli meno convincenti. Quindi dal 60-65esimo in poi abbiamo fatto... Dai, tutto chiaro! Non ti sentiamo più, Massimo? Massimo, ci sei sparito con l'audio. È sparito. Eccomi. Oh no, mi sentite? Sì. Ok, no, avevo più... No, non possiamo fare tutta la puntata sul dissing Tolomei, Bonini. Ma non è dissing, a parte che io, come sai, non blocco nessuno, non silenzio nessuno. Io ho rispetto per tutti, però giustamente... Quando urli, sì, però adesso per venga ad urlare con la minuti, facciona nella torta. Metti il silenzioso. No, non puoi. Allora, aspettate. Non c'è dissing. Io lo invito la prossima volta. Vai, Virginia, su. No, non lo so, ragazzi. Io non sono così pessimista. Magari sì, ho un po' di aspettative elevate nei confronti di questo corso. Quindi, cioè, se devo essere ripresa, riprendetemi pure. Però dico, alla fine è una squadra che secondo me nessuno di noi si poteva aspettare che questa squadra la ricevesse così pochi tiri in porta in 8 partite di campionato. Cioè il discorso... Concordo. Difesa, senza Bremer in parte. In parte senza Bremer, purtroppo. Cioè per me non è una cosa... Non era scontato che si subisse così poco, che il centrocampo in un certo senso si assestasse nonostante i continui cambi negli interpreti. Io vedo... A livello di problemi, in questo momento soltanto una questione legata al reparto offensivo, però con sprazzi anche all'interno delle stesse partite che mi fanno capire che è una cosa su cui la Juve sta lavorando, su cui Thiago Motta sta lavorando e che quindi credo che sia semplicemente una questione di tempo. Poi magari io penso che quest'anno si vada a vincere lo scudetto, Cioè se succedesse saremmo tutti contenti perché sarebbe una roba inaspettata. No, ma Virginia... Io credo che Franco si riferisca a un mondo social dove gli estremisti sono così, talvolta anche nelle trasmissioni cui partecipiamo ci sono gli estremisti di un lato e dell'altro, certo. Anche i nomi li conosciamo, no? Che ogni volta cambiano di anno in anno, o sono pro, tra virgolette, Juve, o anti, perché l'allenatore è più simpatico, più bello, così, e la dice, ragazzi, non era lo schifo prima, non è il circo oggi, però mostra grande apprezzamento per Motta, almeno questo è il mio assunto che mi sono fatto io. E Franco nel suo discorso ha premesso un'altra cosa che fingiamo, lui ha detto troppo difficile giudicare una partita nella quale tu c'hai tutto il settore offensivo che praticamente non c'è, nel senso che là dobbiamo ricordarcelo, perché questa Juve è impostata in gran parte sugli acquisti di Cobb Miners, Nico Gonzalez, Francisco Conceição, c'è stato un importante ritorno di McKennie, se mancano tutti ha dovuto trovare delle soluzioni perché Douglas ancora non è così. Intanto saluto anche Mister Gatta. Ciao Mister. Ciao a tutti. Facciamo questa prima parte, Mister, con Franco
con Franco, che può restare un po' con noi, me lo metto al centro, Franco, così gli facciamo le domande noi, gli faccio fare un giro a tutti. Io, Franco, ti farei la mia, te la faccio. Posso introdurre un argomento io? Vai tu, la tua scaletta. È quello più interessante. Vai. Perché stamattina, per esempio, Mr. Gatta ha pubblicato un post nel quale fa un riferimento di natura tecnico-tattica, diciamo così, no? Vuoi ripeterlo, mister? Ma ne ho fatto uno sulla difesa e poi uno sul possesso. Quale dei due? Sì, quello sul possesso. Sì, io lo faccio, Franco, quando faccio quello faccio un po' per andare a pesca, perché poi ci sono quelli che... Le vedi, Franco, c'è chi si diverte in questo nuovo social di cui parlavamo prima. C'è e chi noi no. Si diverte. E io e Guido paghiamo poi questi che si divertono, esatto, in questo modo. Però Massimo, prima che il mister risponda, sì, sì, visto che anche il mister era allo stadio, siamo allo stesso settore, ci siamo visti alla fine del primo tempo. Chiedete al mister cosa ha detto alla fine del primo tempo di Juve. Abbi il coraggio, mister, abbi il coraggio. Ma dirlo. Prima parlo del post, prima rispondo a Franco. Io ho fatto il post e ho detto che la Juventus in queste 8 partite ha avuto più il pallone che in tutto il campionato scorso. Esatto. Chiaramente l'ho fatto provocatorio, no? No, ma è così. Cioè, non è una cosa campata in aria, è così. Allora, il punto vero, secondo me, è proprio questo. E cioè, questo dato, che cosa ti fa, che cosa ti porta a dire? Che tu, avendo avuto il possesso in 8 partite lungo quanto tutto quello dello scorso anno, non sei riuscito a realizzare e a creare occasioni da gol proporzionate a quel possesso palla. La spiegazione, secondo me, tecnica, ne parlavo prima, è che, secondo me, in quella fase, in quella parte di campo, in quella fase di gioco, A, manca un po' di fantasia che dovrebbe darla il ragazzo turco, B, va un po' troppo lenta, troppo più lenta rispetto alla fase iniziale. Però, che è quello che, Franco, è quello che ci dicevamo con Guido tra un tempo e l'altro, perché benissimo, benissimo. Va bene, però quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. Adesso però vorrei introdurre un altro aspetto, così facciamo un po' divertire. Allora, vorrei parlarvi di Douglas Lewis. Allora, Guardatelo come ci sfotte, ma che vuole? Vai, dici, che allora, c'è da ridere? Vediamo a fine anno. Douglas Lewis è stato presentato praticamente come una sorta di... scusate, devo rispondere un attimo. Vai, andiamo intanto. Intanto noi ti... Graziano, sono... Di silenzio, se vuoi, di silenzio, o l'ho ascoltato, se silenziato, con Cesare, c'è la moviola live possiamo fare. Mister. Sì. Eri contento alla fine del primo tempo di Juve-Lazio? No, te l'ho detto, avevamo fatto un gioco troppo, cioè, mi ha dato l'impressione che è un po' aspettassi, cioè, non avevamo fretta di sbloccare la partita, cioè, come eravamo molto compassati. L'idea è che secondo me questa squadra fa delle cose completamente nuove, perché chi la paragona a quella dell'anno scorso vuol dire che no, o non guarda le partite o non capisce, cioè, o è invasato, sono due cose proprio diverse, ma sono due concetti diversi, non so neanche a dire quello è meglio, oggi, quello che è peggio, ma ci mancherebbe niente. Perché l'anno scorso poi, ma non sta neanche a dirlo, mister, l'anno scorso chi se ne frega, no, quest'anno dire... scorso vi supplico, ragazzi, voglio dire, noi quest'anno in 8 partite. Aspetta, Riek, ti sei mutato, Franco. Ti sei mutato prima per la telefonata. Aspetta, Franco, non ti sentiamo. Ti sei messo il mute. Ti sei mutato per la telefonata, Franco. Quindi devi... non lo sentiamo. Ti sei mutato, Franco. Ti sei mutato. Sì, ecco, adesso Riek. Sì. Adesso sì. Che ci dicevi? Dici. No, Douglas, Graziano. Lewis. Che dice Graziano? Scusa, Graziano, che dice? T'ha fatto la moviola di Douglas Lewis in diretta ora, Graziano? No, sì, l'ha fatto ieri. No. Ora ci dice. Per farlo intervenire a una trasmissione napoletana. Ok, volevo dire questo. Allora, lui è stato presentato
come una sorta di piccolo Maradona. Sì. Ma cos'è questa cosa? No, ma non dai giornali, ma dai tifosi. Tu sai che noi, frequentando Tele Lombardia, siamo alle prese con dei pazzi scatenati. Allora, e quindi le prime esclusioni hanno fatto un po' discutere, hanno un po' fatto chiacchierare, eccetera. E invece con la Lazio, dopo la famosa partita con l'Empoli, molto deludente perché andava a due all'ora, il giovanotto, poi è stato un po' sfigato, diciamoci la verità, perché è finito dentro due episodi decisivi, eccetera, gioca tutta la partita. Finisce la partita e in sala stampa chiedono a Thiago Motta, che cosa pensi? Che cosa ci dici di Douglas Luiz? E lui, molto bene, si è allenato molto bene, allenamento molto bene, si è comportato molto bene. Mi sembrava di riascoltare la buon'anima di Lidlman. Allora, io dico, è evidente... L'imitazione di Franco Di Motta, ragazzi, va clippata, clippiamola, vai Franco. Allora, è evidente che lui pensava esattamente il contrario di quello che stava dicendo, ma questo ti dà l'idea di uno che è entrato perfettamente nel ruolo e nella parte. Allora io voglio dire, se io non so come andrà a finire lo sviluppo di Douglas Luiz, però dico che secondo me anche sul suo conto c'è un eccesso di aspettative. Allora, il problema di fondo secondo me è questo. Thiago avrà bisogno di un altro pezzo di stagione per completare, diciamo, il passaggio di questa squadra al suo calcio. Perché, guardate, che il calcio, e qui Mister Gatta può confermare o smentire, il calcio, diciamo, di organizzato di un allenatore, non è così semplice da far entrare non solo nelle esercitazioni ma nella testa dei giocatori. Cioè, perché i movimenti diventino automatici o semi-automatici occorrono settimane e settimane di esercitazione, e purtroppo causa Champions gli allenatori non allenano in questo periodo, in queste settimane, perché si gioca solo. E Franco, ce n'è solo uno che è riuscito a entrare subito in tutti i dettami tecnico-tattici di Thiago Motta. Pierino Calulu. Sì, Calulu. Sapete perché? Calulu, te lo aspettavi? Franco, te lo aspettavi così, Calulu? Sì, ma io no. Scusate. Però allora dobbiamo chiederti cos'è passato per la testa di qualcuno a fare un regalo. Allora, devo dire, Franco ci aveva già detto i problemi erano di natura fisica. Però devo dire che l'unico che ha creduto subito in Calulu è stato Guido. Sentiamo Franco su questa cosa anche. Calulu, allora, sono curiosi, gli hanno chiesto di Calulu. Io quando c'è stata l'operazione Calulu ho detto, vi ricordate che vi ho anche spiegato la differenza del comportamento di Calulu la prima volta quando viene contattato dalla Juve e la settimana dopo? Lì balla il cambio di comunicazione fatto da Thiago Motta, che gli dice: tu vieni, ti metti a lavorare, poi vediamo. E lui, perché allora c'era Breme, allora, e lui invece dice: no, se tu mi fai giocare io vengo, perché non giocare per non giocare resto qua. Allora, che cosa ho sempre detto io su Calulu? Primo, è un errore strategico clamoroso da non fare mai quando tu risolvi un problema a una tua concorrente. Primo. Secondo, che cosa ha patito Calulu nella precedente stagione? Una serie di infortuni molto gravi. Il primo, quello di Napoli, in Napoli-Milan, nel quale praticamente si rompe tutto. E il secondo a Verona, che fanno pensare
sul suo conto una fragilità che invece non è. Per cui lui fa tutta l'estate in cui recupera benissimo, fa una preparazione eccellente, dopodiché se lo mette alla prova, Kalulu dal punto di vista del marcatore, come marcatore, è uno dei migliori marcatori in circolazione. Il periodo che fa da 2 dicembre 2021 a maggio 2022, quando si rompe Chiaer a Genova e entra lui come titolare insieme con Tomori per la difesa del Milan, è la migliore esibizione della coppia centrale di difensori del Milan, che poi vince lo scudetto. Per questo non mi meraviglia affatto, e non solo non mi meraviglia affatto, ma aveva perfettamente ragione chi sosteneva che lui non può fare il terzino. A Milano lo prende Moncada come terzino, invece secondo me lui non può fare il terzino, lui deve fare il difensore centrale. Allora, secondo me diventerà il difensore centrale più forte, in assenza di Bremer, del campionato. Ah, però investitura importante. Allora io farei così, facciamo un giro tutti, dai, poi tra un po' lo liberiamo Franco, diciamo alle 3, se può restare con noi altri 10 e 15 minuti. Allora, io la mia domanda, Franco, è molto semplice, tu tanto lo sai, io dico e scrivo sempre la stessa cosa, è un po' sul racconto, no, del calcio che viene fatto, sulla Juventus in particolare. Allora, in questi giorni c'è stato l'episodio, a proposito di Douglas Luiz, tu lo sai, fa due falli, entrambi al limite, entrambi con un giallo, che meriterebbero il giallo, due interventi un po' eccessivi, entrambi, però tu sai il racconto come viene fatto. Io non so come tu la pensi su questo, non ho potuto sentirti. No, io su il questo racconto... la penso semplicemente. Però ti finisco la cosa e poi ti voglio dire, il racconto è... il pugno. Io ho ancora una serie di tweet di giornalisti, e non parlo mai io, Franco, del tifoso anti-Juve, chi se ne frega di quello, ma di giornalisti che hanno raccontato il calcio, che sia sulla Rai, su Mediaset, non so dove, negli anni, tanti anni fa o adesso, e che hanno la scritta pugno, clamoroso pugno, clamoroso pugno, non l'hanno mai rettificata, e che credo, Franco, per un giornalista, io immagino te, se scrivi pugno e poi ti mostrano non pugno, scriverai ho sbagliato a scrivere pugno, non c'è niente di umiliante nel dirlo, anzi, non lo cambia nessuno, rimane il racconto, e secondo me qualcosina del racconto nel fango, Douglas Luiz impunito, il pugile, rimane, anche se poi viene... No, niente, tu lo sai, il mio pensiero è questo, e Fabiani va, perché c'è la Juve, va alla Lazio, parla, se ne... ed è, sono due giorni che si parla di un intervento sbagliato, di Douglas Luiz, che lo parla lontana, siamo d'accordissimo, ma lontanissimo dall'essere quella cosa da pugile selvaggio che era stata raccontata. Questo è il mio pensiero, Franco. Ovviamente, come sempre, qui, parere libero a te. Allora... secondo me le cose stanno così, non si tratta di pugno, si tratta di ben altro, però viene commesso vengono commessi due errori. Primo, se l'arbitro lo avesse visto, secondo me interveniva probabilmente con il rosso. Tu, VAR, a quel punto sei obbligato a chiamare l'arbitro e a dire guarda, vatti a vedere questa roba qua. Poi lui può decidere se applicare il rosso o il giallo, a seconda della roba. Il pugno non c'è. Il pugno se lo sono inventati. E se lo sono inventati per montare la canea della partita. Ormai. Però è grave questo, Franco. Cioè, ho capito, sei... ma è la cosa meno grave che succede sui social. Tutti i giorni. Sì, ma non sono solo i social. Però no, sono alcuni, sono tuoi colleghi. Io conosco te. Io non ci vedo inventare una cosa e non smentirla dopo. Però. Capito, però... La responsabilità un po' spartita, Franco, di ex calciatori, di giornalisti, che ha ribadito pugno, tutti con la testa bassa quando Fabiani arriva nell'intervista post partita, tutti costernati di questo giocatore con condotta violenta, eccetera, eccetera. Salvo poi, io lo dico perché secondo me è giusto dirlo, ieri sera Di Canio a Sky dice testuali parole: dobbiamo fare chiarezza perché è compito nostro farlo, non si può andare in TV a fare le sceneggiate da bar, è un'avambracciata, parer mio, neanche violenta, poi giudicatelo come volete, ma non dite che sono pugni in faccia, perché volete dire che è condotta violenta, va benissimo, ma non dite che è un pugno in faccia, perché noi abbiamo visto Ciro Ferrara e tutta la pletora da zone, eccetera, eccetera, parlare di pugno in faccia con una con un senso di
costernazione, ripeto la parola giusta, nel post partita davanti a Fabiani, che sembrava l'avessero addirittura tirato loro questo pugno in faccia. Questo per me, da la televisione che gestisce i diritti di questo gioco, passando per chi fa informazione, è qualcosa di, visto che non si parla di mi è piaciuta, non mi è piaciuta, di giudizi tecnico-tattici della partita, parliamo di qualche cosa di importante, di violenza gratuita per il quale sarebbe dovuto essere stato, allora, espulso. Franco, chiaramente non lo imputavamo a te, era per dirti che non è solo piripicchio, non è piripicchio sui social, vai, dici tu, no, aspetta mister, facciamo concludere Franco il suo pensiero e poi ovviamente anche tu se vuoi, no, dico, concludo, quindi, Franco, dici, vai, quindi, no, quindi secondo me quello andava fatto. Tu hai l'obbligo di dire scusa Sacchi, tu eri girato di spalle, torni indietro e vai a vedere. Dopodiché loro va a vedere e poi giudica se è rosso diretto o se è molto più giallo, diciamo giallo di quelli, il famoso arancione, giallo forte. Mister, cosa volevi dire per chiosare su questo? No, io l'unica cosa che voglio dire, visto che nella mia ormai lunga vita ho fatto tanti sport, tra quali ho fatto anche, oltre al calcio, il tennis, il sport di contatto, che se io prendo un pugno alla schiena non mi tocco la parte davanti. Quello vuol dire che sto bleffando. Perché se però si è toccato anche la schiena, ho visto. Mi tocco la schiena, no, ma non si è toccato anche la differenza, dai, tra un avambraccio e un pugno si sente la differenza. Io non mi è mai successo di prendere un pugno in faccia e toccarmi il sedere. Si è toccato anche la schiena. Dai, facciamo no, comunque... quello è emblematico che non era... un contatto forte, perché sennò lui si sarebbe tenuto la schiena, non la parte davanti. Comunque, perché non tocca nella schiena, appunto. Cioè, anche qua, voglio vedere, mi sembra chiara. Scusate, voglio vai, vedere vai. Da questo punto di vista cosa decide il giudice sportivo. Perché se il giudice sportivo interviene dicendo, invocando la prova televisiva, vuol dire che deve richiamare VAR e arbitro per dire voi come l'avete vista, come l'avete giudicato. Sì, però te lo dico già, Franco, se succede questa cosa io non ho nessun problema se Douglas Lewis, per il periodo non esaltante che tu hai raccontato, deridendoci, e non gioca Inter Juve, quindi non c'è nessun problema in quel senso. Potrebbe però per essere una cosa... potrebbe essere un aiuto. No, senza lo spirito. No, però senza ironia, sarebbe per me l'ennesimo caso in cui si dimostra che proprio il casino mediatico, perché noi Empoli ci abbiamo avuto Pellegrini che dalla testatina, quello che volete, quello è il precedente che dovrebbe fare. Ma appunto, ma Rocchi poi mi ha fatto anche sorridere quando Rocchi ieri dice c'è stato anche un altro caso di Pellegrini con così, noi non ve l'abbiamo mostrato quel caso, però ho capito, ma è tutto là, cioè tutti questi miei inutili libri che scrivo sono esattamente solo su questo, non che la Juve sia bella e buona, sono che il racconto cambia secondo la squadra, però vabbè, lo sapete, e devo dire Franco è stato chiaro, ha detto io al VAR ce l'avrei pure mandato, però il pugno non c'è e non se lo possono inventare, quindi mi sembra forte e chiara la posizione di Franco. Io farei un giro, tutti dai, scegliete tra campo, fuori, rivali, scegli tu Virginia, mister, Guido, e poi lo liberiamo. Cioè avrei su un singolo la domanda, perché noi non l'abbiamo visto per tante settimane in campo Guancabal, non l'abbiamo visto per qualche settimana, e rientra in campo contro la Lazio, la gioca da titolare, la gioca tutta la partita e conclude la partita con il 94% di precisione dei passaggi, facendo un'ottima prestazione anche dal punto di vista difensivo. Dico, chiedo che opinioni ti sei fatto su questo ragazzo e se sei dato anche un pochino una spiegazione sul perché, insomma, ce lo troviamo così cambiato rispetto a come lo si era visto nelle ultime uscite. Era sparito, che era arrivato Thiago Motta a preferirgli un esordiente lui nella partita, ricordiamo, era sparito dopo le due partite iniziali, era sparito completamente. Boh, che dici? Anche qui pensate che sia matto Thiago Motta, pensate che sia che abbia un pregiudizio, no, è che pronti via si è reso conto che questo ragazzo deve fare un lungo secondo me completo apprendistato per giocare il calcio in una squadra allenata da Thiago Motta, e quindi dopo averlo visto alle prime apparizioni lo ha messo da parte, lo ha messo a lavorare sodo. Io devo dire che secondo me comunque ha una cifra tecnica molto limitata e secondo me può fare
la riserva nella Juventus di alta classifica. E quindi secondo me il giudizio è, diciamo, però siccome c'era bisogno è giusto che l'abbiano preso. E se trovare pronto, sì. Esatto. Dimmi. Sei mutata. Sei muta, Virginia. C'è una roba simpatica che è successa in questo momento su X. Dici, che è successo su Twitter? Abbiamo annunciato Arda Güler. È come un errore, però diciamolo, se no qualcuno si entusiasma. C'è stato un errore, c'è stato un hackeraggio, mi sa, dell'account della Juve che dice welcome Arda Güler, ma temiamo che non sia così vicino l'acquisto del giovane turco. Piuttosto bravo, abbiamo il sospetto che non stiamo per rispondere allo scherno di Franco su Douglas Lewis, abbiamo detto, ecco. Ah sì, allora ti annunciamo Arda Güler. Esatto, abbiamo preso Arda Güler il 20 ottobre, al mercato chiuso abbiamo preso Arda Güler. No, chiarissima posizione di Franco, come dire, bravo a farsi trovare pronto, però forse non è pronto, sarà un buon cambio, diciamo. Mister, tu cosa chiederesti a Franco dopo queste prime due mesi di calcio? Che idea si sta facendo di Yıldız, perché anche lui ne abbiamo parlato prima allora di lui, però ti dico, mister, tu non c'eri giustamente. No, ha detto non diamo già le sentenze, no, il sunto è un po' questo, no, perché ancora si sta formando. Era solo una assolutamente, perché quando parli di qualcuno poi sembra che o lo attacchi o lo esalti. Ma non abbiate paura del giudizio che hanno di voi, dite quello che volete, no? vai tranquillo. No, ma infatti era quello, ma se ne avete già parlato lascio Guido. Sì, forse abbiamo già... Beh, vai, se mai c'è un'altra, Guido. No, beh, però, mister, visto che voglio dire con tutto il rispetto, mister, non a caso, è un appellativo importante, certo. Dici tu come la vedi. No, tu. Ma tra poco il mister resta con noi, per questo lo dico, siccome dopo okay. Resta con noi. Tu è vero che tu, Guido, anche te ne vai, tra poco il mister lo scateniamo, e c'ho anche le pagelle di Monblano da mostrargli, abbiamo mostrate un po' ieri, ma dopo che andate via tu, Guido e Franco, tra qualche minuto. Guido, intanto tu c'hai una curiosità su Franco, qualunque sia il tema. No, Franco, sì, una cosa sono curioso, e chi è la tua prima, ma se vuoi salvarti e dirmene due perché sono molto vicine va bene, e, anzi te la metto così, Inter e Napoli sono molto vicine secondo te per la vittoria finale o l'Inter o una delle due più avanti rispetto all'altra? Allora io all'inizio del campionato, prima che cominciasse il campionato, ho votato prima Inter, secondo Napoli, terzo Juve, quarto Atalanta. Poi adesso, se tu me lo chiedi adesso dopo l'ottava di campionato, io ti dico secondo me prima Napoli, secondo Inter, terzo Juventus, quarto Atalanta. Aggiungo, finora nessuno sta giocando benissimo, ci sono piccoli spezzoni di partite, piccoli cambi, ma soprattutto le squadre che hanno molto cambiato, Napoli, Juventus, Milan, stanno dando come dire, risultati, prestazioni un po' contraddittorie durante la stessa partita, e quindi secondo me bisognerà un po' aspettare che si solidifichi il lavoro dei nuovi allenatori per avere dei giudizi. Quello che percepisco è che l'Inter quest'anno non avrà quello di cui ha goduto l'anno scorso, e cioè avrà, per colpa dell'estate in cui sono stati impegnati chi nell'europeo, il folto gruppo di italiani, chi in Coppa America, secondo me ci saranno problemi relativi alla tenuta fisica e quindi anche alla costanza del rendimento che l'anno scorso ha avuto in campionato. Senti, sul Milan ci dici qualcosa anche, Franco? Come? Sul Milan dico, ci dici qualcosa? Il Milan è una situazione molto semplice. Allora, il Milan ha commesso, diciamo, dal mio punto di vista l'errore, dal loro punto di vista hanno fatto una scelta coerente con la linea guida della società. Ha commesso l'errore che, avendo a disposizione sul mercato alcuni allenatori di grande spessore liberi, anziché andare su quelli, è andato su un allenatore aziendalista che costava poco,
e che diciamo rientra perfettamente nelle linee guida di questa società. Lo scetticismo con cui Fonseca è stato accolto a Milano, sia dalla critica sia dalla tifoseria, ha secondo me oltrepassato i cancelli di Milanello ed è stato in qualche modo assorbito anche dal gruppo squadra. E quindi dinanzi a qualche decisione mal capita, mal spiegata, mal sopportata, ci sono stati comportamenti censurabili da parte di alcuni giocatori. La squadra, secondo me, il mercato del Milan è stato un mercato buono, sbagliato in alcuni dettagli, manca un centrocampista in più, manca la cessione di Kalulu, perché doveva essere confermato Kalulu, però l'obiezione che mi arriva è pertinente: se ci fosse rimasto Kalulu non sarebbe esploso Gabbia, e questo è obiettivamente anche vero. Però al di là di questo, secondo me il Milan non può reggere dal punto di vista squisitamente tattico quel tipo di schieramento 4-2-4 che si può adottare solo e soltanto se tu hai la dedizione e il sacrificio al 100% di tutti e quattro gli attaccanti. Guido, devi andarci, faccio l'ultimissimo. Guido, devi salutare, ti ringraziamo e ti salutiamo, Guido. Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ti voglio posso fare una domanda, Guido, come devi scappare? Scappi? Ti posso fare una domanda? O al volo, Guido, al volo nel salutare. Lo stadio, perché noi dalla TV l'abbiamo sentito molto presente. No, cioè, era caldo, l'ha chiamato, il rosso l'ha chiamato lo stadio, praticamente. Sì, c'è assolutamente. E tra l'altro, se sentite l'intervista post partita di Provedel, dove gli chiedono come è successo l'autogol, lui ti dice proprio che in certi stadi come questo è difficilissimo comunicare. Quindi, insomma, nessuno, cioè, visto che il casino si fa per chi va in campo, quando chi va in campo che gioca per te o contro di te ammette essere o un incitamento o un problema, vuol dire che il risultato l'hai ottenuto. Quindi, grazie, Guido. Guido, ciao, ragazzi, sentiamo presto. Guido, facci sapere. Guido, dei fondi, Guido, del caffè. Guido, scusa, mi ha appena scritto deve correre Bonini per dire ma io voglio bene. Ma io voglio bene anche lui, perché è un fratello gobbo. Voglio bene anche a lui, voglio bene a tutti i gobbi. Ciao Guido, ciao, ci vediamo ciao. Presto. Ciao, Guido. Ciao, grazie a Guido. Allora Franco, la mia ultima che ti faccio, poi veramente sì. Ti liberiamo e ti ringraziamo come sempre. Ma sul caso invece curve e tutto il resto, che tu come sì. Sempre tu segui tutto. E secondo te stai, tu lo sai, il dubbio di tanti, siccome è una questione prima di ordine pubblico, l'abbiamo detto qua, soprattutto a Juventus, non amiamo marciare chiedendo chissà cosa, così, però... come sempre il tema per noi è un po' l'attenzione mediatica, no? Noi ricordiamo bene cosa accadde al tempo, no? Ricordiamo anche le richieste di Pecoraro, un anno, 2 anni, 3 anni, 2 anni e mezzo, via da tutto, Agnelli, si è un po', sai, l'ironia degli juventini su quelle frasi nel tribunale quando dicevano spostiamo il focus e poi la cover e poi quello, si è un po' già spostato molto il focus, cioè sui giornali è un po' sparita la notizia, o è giusto e normale così? Un tuo pensiero da esperto. Beh, questo però è un po' il destino di tutte, diciamo, le inchieste. Quando tu che frequenti i tribunali lo sai benissimo, quando il morto è caldo è chiaro che si fa ripetutamente paginate, poi quando poi hai a disposizione circa 600 pagine del GUP è chiaro che tu fai le pubblicazioni appuntate delle intercettazioni e quindi te la cavi per i successivi 4-5 giorni. Poi a un certo punto, quando si esaurisce la vena, quindi a quel punto non ci sono sviluppi. Quello che penso io è questo. In linea generale dico che non può essere lasciata la responsabilità unica delle società il compito di fermare il tema dell'infiltrazione mafiosa nelle curve di calcio. Non hanno né i mezzi né la competenza né la possibilità materiale di farlo. Primo. Secondo, è stato fatto strumentalmente all'inizio soprattutto un processo di parificazione
tra quello che è successo nella curva dell'Inter e quello che è successo nella curva del Milan. I fatti poi si sono incaricati di dimostrare che di là c'erano, come dice lo stesso Gup, rapporti tossici che nemmeno eliminando i ruoli apicali o semi-apicali della società si sarebbe potuto rimuovere questi rapporti. Da quest'altra parte c'è solo un incontro, perché la squadra andava male, tra il capo degli Ultra e Calabria. Non ci sono rapporti con i dirigenti. Dall'altra parte ci sono tesserati dell'Inter, Inzaghi, Zanetti, Cialanoglu, i quali hanno precisato che hanno ricevuto solo richieste per i biglietti, nessuna minaccia, e soprattutto nessuno dei tre ha mai riferito a Marotta quella roba là. È incredibile, ragazzi. Loro vanno puniti. Loro l'hanno riferita al primo che incontravano. Come lo incontravano il primo? Dice: senti, lo sai che mi hanno chiamato, che vogliono trovare i biglietti, vedetevela voi. E quindi abbiamo avuto questo. Questo è, diciamo, il quadro. Secondo me c'è un'altra cosa sulla quale vorrei intervenire. Vai, vai. Si dice sabato in Milan, in Udinese, è stato fatto il divieto alla curva di introdurre gli striscioni. Allora io dico, se l'introduzione dello striscione, che avviene negli orari precedenti all'inizio della partita, coincide con far entrare un sacco di gente senza biglietto e quindi senza controllo, far entrare, oltre agli striscioni, altre robe non consentite, fuochi e compagnia bella, sono d'accordo. Se si pensa così di sanare il tema degli ultras e del tifo, secondo me è una decisione non sbagliata, sbagliatissima. È interessante, lo seguiremo con te. Franco Ordine, grazie mille come sempre. Salute. Noi ci vedremo magari prima qua, ma se potrai, e ha già fatto capire sì, sabato 16 novembre alle 20, chi vorrà si farà stringere la mano e fare una foto. Preparate i fuochi d'artificio, ciao. Slow motion, ti aspettiamo con Franco Ordine a Milano sabato 16. Franco. Grazie, ciao. Franco, grazie mille.